Ok, sto registrando. Questa è una mediazione, no? Perché così? A me che cazzo mi frega andare dal dentista? Non ho più voglia di ridere, ragazzi. Questa è una mediazione. Niente, nessuno sa qual è la multa. Nessuno sa qual è l'ordinanza. E la metto tutti, perché? Per cui devo vivere. Eh già. Solo che non è con il tuo vivere che si vive. Con il tuo vivere si è morti dentro. Adesso tengo accesa la camera, voglio vedere. Perché adesso faccio questo gesto rivoluzionario. Questo. State a vedere che faccia che fa la gente. Sto andando a piedi, non c'è mica nessuno. Qui non c'è un cazzo di nessuno. Basterebbe il distanziamento, ce ne sarebbe d'avanzo, non vedo perché dovrei andare addosso a qualcuno a meno di un metro. Guardate che c'è, guardate come sono ridotte le strade. Bravo Bucci, così che si fa. Ecco i primi due, guardate la loro reazione, se mi avvicino senza la mascherina. Anzi, lasciamo un po' così, va. Come si fa qua a rigirare? Non si può. Come sarebbe a dire? Ah, prende proprio così. Ah, oh, sono scomparsi, cazzo. Basta che li riprendi con il cellulare e spariscono. Ma tanto potete vedere benissimo come sono stati. Come vedete non ho incontrato nessuno, eh? Ma secondo loro io devo tenere la mascherina. Quella è la parrucchiera dove sembra di entrare dentro una sala operatoria. Oh, eccola qua. Eccola qua la prima pubblicità menzogna. Fiducia in che cosa? Eccola qua. No? Come ha detto Zingaretti, facciamola diventare la moda dell'estate. Guardate questi quattro poveri bambini. Quello là a meno di 6 anni potrebbe farne a meno. Quel bambino lì a meno di 6 anni potrebbe farne a meno. Buongiorno. Il coraggioso senza. Il coraggioso senza. Guarda, io fa così, metto le scritte sopra. Straniero. C'ho persino paura a parlare.
Indica la casa, sì, ce l'ha la casa. Esatto, così che si fa. Bucci, vieni mi mandare qualcuno nell'AMIA, invece di romperci i coglioni. Guardate le strade, guardate le strade sono ridotte. E vedete, incontro pochissima gente. Stiamo arrivando dai negozi. Allarme. Allerta arancione. E ne andiamo da Ucraina. Ciao Caterina. Ciao, arrivo adesso. Tranquilla, tranquilla, non ci fai. Vediamo, ciao. Ciao, buongiorno. Ti piace? Questo? Queto vivere. Per queto vivere la mettiamo, ragazza. Ma tu sei riuscita a capire quant'è la multa, almeno se non la mettiamo? Non sono riuscita a trovare l'ordinanza. Non si sa quant'è la multa. No, io so che sono dai 400, dai 300 ai 4.000 euro. Ma quella sull'autobus? No, da tutte le parti. Dove l'hai presa questa informazione? Non mi ricordo che non l'ho presa, me l'hanno detto. Per sentito dire. Non ce la faccio più, non voglio più sentito dire. Voglio il protocollo, voglio... Abbi pazienza, Caterina. Se tu prendi una multa con la macchina, ti trovi il verbale e sopra c'è scritto. Articolo, barabà, barabà. La sanzione, barabà, barabà. E se vuoi fare ricorso, ti dico, ma non si trova questa informazione. Non è che stiamo accettando senza avere l'olio. Non è che... Perché il sindaco si trova... Ho trovato solo le dichiarazioni giornalistiche. Sì. Ho provato a chiedere anche ai vigili, non mi hanno saputo rispondere. Ah, no, signora! Lei pensa che noi diciamo bugie. Dico, no, non penso che dite bugie, ma dovete dirmelo. Ordinanza numero. Protocollo numero... E io me la vado a leggere. Come non vale? Certo. Non sono venuta qui a sobillare il bersaglio. Scusami, io non riesco a respirare, pazienza. Fammi un po' un mezzo chiletto di ciliegie che vedo che sei belle. No, poi il mio medico mi ha detto che non metto. Il medico mi ha detto che non metto. Ha detto, signora, se le fanno la multa, lei poi si rivolge a me, poi vediamo. Perché ho un problema della menopausa, Caterina, io devo prendere dei medicinali per le lampade di caldo, adesso arriva a 30 gradi, cioè io non collasso questa roba. Io non collasso. E quindi, il dottore... Io anche ce la faccio, infatti quando non c'ho nessuno, vedi, io mi metto e me la passo, ma se no... Ieri sono andata lì da Castorano, mi misuravano la febbre. Sì, scusami? Mi misuravano la febbre. Ti misuravano la febbre a Castorano? Poi ho usato questo poi avevo iniziato da 1 euro e non facevo l'entrata liberamente. È caos, caos. Dunque prendiamo due peperoni belli, perché vedo che c'è uno rosso e uno verde, faccio due peperoni. Poi mi prendo un chilo di pesca, che c'è un prezzo. Ma le vuoi pesche? Le tabacchiere o pesche? Vuoi che le tue età? Vai, metà, metà. Dai, ho preso un po' di ciliegie, ho preso un po' di pesche. Pomodori, sì, sarà meglio che li prendo, perché sennò poi rimango senza. Sì, dammi due grappolette di piccadilli, come vengono, ok.
pure quelli poi. Quelli lì di caditi sono di più, altre non ho sempre preso quelli. Dai, due così, vai, cos'è? Qui mi ho preso due peperoni, più due caditi e prendo una testa di datura, dai. Facciamo così. Sporchi un po', sporchi un po', sai quello che non puoi provarti le scarpe e i vestiti? Sì, le scarpe non le fanno misurare, i vestiti no. Ma dove lavora mio marito? No. Gli hanno proprio detto no, i clienti non devono comprare la scatola chiusa, ma ovvio che compro in internet allora. Ma perché gli viene a troppo? Dover sanificare tutto, dover sanificare gli spogliatori ogni volta che entra e esce qualcuno, devono metterci lì una posta perché puoi immaginare lì per coppia come grande. Il senso, ma non ha senso logico, Caterina, cioè io non trovo senso in queste cose. E ci patisco perché sono troppo logica. Mi no, faccio... non c'è, troppe cose non sono logiche. No. Quindi, ricapitolando, pomodori, salata presa, due peperoni li ho presi, un po' di frutta l'ho presa. Guarda, dammi anche due zucchine, va, che così è proprio... In fondo. E... aspetta, facciamo... Sei, fatti sei, dai. Sono sei, li dobbiamo per via. Sì, e anche il mazzo di asparagi. Oh, a proposito, però i soldi, perché io qua arrivo proprio. Non mi stare a dire che poi passo, che lo sai che mi viene ansia. Sono già in ansia di mio. Ti manca ancora l'avere debito con la carica. Vedi che non ti ascolto neanche, quando parli con Marco mi dai retta. No, non sto retta perché non vale la pena. Tua mamma non è ancora riuscita ad andare giù, vero? Figura. Sì. Ma non può, c'è il delirio, ah, qualcuno la apre, qualcuno... ma se vuoi andare giù e richiudi la regione Lazio, come faccio ad andare in macchina? Infatti. Allora sono 13:78. Dai, stiamo bene. Come faccio? Volevo andare giù io, Caterina, quest'anno, volevo andare giù perché ho detto, porto i soldi giù. 50. Aspetta che guardo sulla moneta. No, no, fate te io. Fate 13:50. Posso, grazie, grazie. Via. Aspetta un attimo, scappo. Grazie Caterina. Oh, questo.